Dopo il gigante di ieri, Pierino Grosso, che era stato invitato a mantenere una condotta prudenziale, tanto che si era piazzato quarto, lasciando punti preziosi all'austriaco Interseer, giunto secondo, aveva dichiarato rabbiosamente che da domani, cioè oggi, avrebbe fatto di testa sua. Ed ha avuto ragione lui, ha aggredito le porte al massimo dell'accelerazione, sia nella prima sia nella seconda manche, e ha fatto segnare sempre il miglior tempo. Una sorpresa è venuta dal 17enne svedese Ingemar Stenmark. Terzo ieri, lo vediamo nelle immagini, appunto del gigante di ieri, secondo oggi a 89 centesimi di secondo da Grosso. La situazione in Coppa del Mondo vede dunque primo Piero Grosso con 156 punti, secondo lo svizzero Colombain, discesista ormai tagliato fuori perché non partecipa agli slalom, con 100.